Solo un'intesa di principio sui migranti alla fine del vertice tra Unione Europea e Turchia a Bruxelles, se ne riparlerà nel summit il 17 e 18 marzo. Intanto però Ankara alza il prezzo e chiede 3 miliardi in più per il 2018 e l'ingresso nell'Unione Europea. Prima la libertà di stampa, replica Renzi e non solo lui. I conti italiani non sono sicuri, ma strasicuri, e non ci sono rischi di nuove parole. Questa è la replica di Palazzo Chigi all'allerta lanciato dall'Unione Europea sul debito pubblico italiano. Le manovre le facciamo solo per abbassare le tasse, spiega Matteo Renzi. Il debito scenderà, assicura il ministro Padoan. Le salme di Failla e Piano rientreranno in Italia entro 24 ore, assicura il ministro degli esteri Gentiloni. Ci siamo liberati forzando la porta della nostra cella con un chiodo, rivela Pollicardo, uno dei due ostaggi liberati a Sabrata. Intanto, sull'ipotesi di intervento militare italiano in Libia, gli Stati Uniti precisano: spetta a Roma decidere e definire i dettagli di un suo eventuale impegno. Stasera al Santiago Bernabéu di Madrid la Roma sfida il Real nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 subito dai giallorossi in casa. Facciamo l'impresa e cambiamo la storia. È l'incitamento che arriva dal tecnico Spalletti, che in attacco punterà su Dzeko sin dal primo minuto. .7:30 in punto, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La 7. Allora, nella notte c'è stato un accordo, ma solo di principio e quindi solo generale, fra Unione Europea e Turchia sulla vicenda dei migranti. Era un vertice molto atteso perché dietro si gioca la partita della missione umanitaria per salvare tutte le migliaia di profughi che si trovano in questo momento senza sbocchi in Grecia, ma anche per cercare di sbloccare la vicenda dei confini di Schengen, che sembra destinata a saltare se non si troverà un'intesa sui profughi. Un accordo di principio, ma senza una decisione finale. A Bruxelles è finito nella notte il braccio di ferro tra Unione Europea e Turchia, durato ben 12 ore con una serie di colpi di scena che non hanno precedenti nella pur lunga e litigiosa storia dei vertici notturni. Di fatto la Turchia ieri si è presentata col suo primo ministro Davutoglu al tavolo delle trattative con alcune richieste spericolate. 3 miliardi di euro oltre ai 3 già stanziati per gestire i campi profughi siriani. L'eliminazione dei visti per i suoi cittadini che vogliono entrare nell'Unione, rimettere in moto il processo di adesione di Ankara all'Unione, congelato da tempo per opposizione di alcuni stati, ma anche per la svolta autoritaria del governo Erdogan. L'impegno dell'Europa ad accogliere un profugo siriano per ogni immigrato illegale entrato nell'Unione che la Turchia si riprende. Molti stati, Austria, Polonia, Slovenia e Belgio in primis, hanno visto queste richieste come un ricatto inaccettabile. Il vertice allora si è prolungato per la determinazione della Merkel a continuare la trattativa. La cancelliera aveva bisogno di un risultato a breve per arginare il flusso di migranti lungo la rotta balcanica, una carta da giocarsi con gli elettori tedeschi in vista della tornata elettorale la prossima domenica in 3 Länder importanti. E così l'Unione ha di fatto accolto le richieste della Turchia, ma senza mettere niente per iscritto, rimandando tutto al vertice ordinario europeo che si terrà tra 10 giorni. 10 giorni durante i quali può succedere di tutto, e anzi è probabile che Commissione e Consiglio cercheranno di mettere quanti più vincoli possibili alle pretese di Ankara. Molti stati considerano inaccettabile, ad esempio, che si riapra il processo di adesione ad un paese che mette in galera i giornalisti e chiude i giornali d'opposizione. A questo proposito, ieri Renzi aveva detto che avrebbe messo il veto su di un accordo se non ci fosse stata nelle conclusioni una menzione alla libertà di stampa. Il primo ministro turco Davutoglu, dal canto suo, che si può dire soddisfatto, ha detto che in Turchia la libertà di stampa esiste, che la chiusura del giornale El Zaman è dovuta a reati di riciclaggio di denaro. Comunque sia, l'impressione a fine vertice è che l'Unione sia stata messa sotto scacco, se non sotto ricatto, da un paese che vuole entrarne a far parte, ma con uno spirito decisamente diverso da quello dei padri fondatori.
Oggi vertice europeo dei ministri dell'economia, ma intanto il nostro premier Matteo Renzi replica alle osservazioni che potrebbero arrivare da Bruxelles sui nostri conti pubblici e dice che questi sono sicuri, anzi strasicuri. I conti pubblici italiani sono allo strasicuro. Alle preoccupazioni dell'Europa, che ieri è tornata a discutere del debito dei paesi più a rischio, fra i quali c'è anche l'Italia, Matteo Renzi risponde escludendo nuove manovre. È finita l'epoca dei politici che alzano le tasse, se ci sarà una manovra sarà per ridurle. Non c'è niente di cui aver paura, rassicura il Premier. Ieri i ministri dell'economia dell'area euro, riuniti a Bruxelles, hanno rilevato che da novembre sono state prese misure che aumentano il deficit e nonostante abbiano riconosciuto che il rapporto debito-PIL si è stabilizzato nel 2015 e comincia a scendere nel 2016, è comunque ancora troppo alto e desta preoccupazione. L'Italia sa cosa deve fare per essere in regola, ha detto il commissario agli affari economici dell'Unione Europea, Pierre Moscovici, confermando che sono in corso trattative e che se si vuole trovare un accordo si trova. Con molta probabilità, e ne ha convinto anche il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, ci arriverà nei prossimi giorni una lettera formale di richiamo, che non significa l'apertura di una procedura di infrazione, ma un allarme, che potrebbe però portare alla bocciatura delle nostre richieste di flessibilità. Padoan però non sembra preoccupato, il debito scenderà, dice il ministro, ribadendo che l'obiettivo è comunque quello di continuare sulla strada imboccata da tempo. Da un lato il sostegno alla creazione di occupazione attraverso investimenti e riforme, dall'altro una gestione responsabile delle finanze pubbliche con l'obiettivo di ridurre progressivamente il debito. Allora, dovrebbero rientrare oggi nel nostro paese le salme dei due connazionali, Failla e Piano, che sono rimasti uccisi nella sparatoria in Libia. Una sparatoria della quale si stanno definendo i contorni perché, a quanto pare, la liberazione di tutti e quattro i nostri ostaggi, i due morti e i due che poi sono effettivamente rientrati in Italia, era imminente. Qualcosa è andato invece storto. Entro oggi e senza l'oltraggio dell'autopsia, le salme di Salvatore Failla e Fausto Piano dovrebbero rientrare in Italia al più presto, questo l'impegno preso dal ministro degli esteri Gentiloni con le famiglie dei due tecnici della Bonatti uccisi in Libia la scorsa settimana. I corpi dei due uomini, morti durante un conflitto a fuoco tra i rapitori e le milizie di Sabrata, sono rimasti a disposizione delle autorità cittadine per giorni e infine sono stati consegnati alla procura di Tripoli. Non è chiaro se in Libia l'esame sui corpi sia stato più o meno invasivo. La vedova Failla ha più volte chiesto che il governo intervenga per evitare l'autopsia in Libia. La donna dovrebbe arrivare a Roma in giornata per il riconoscimento del corpo, poi dopo gli accertamenti medico-legali potrà riportare il marito a Carlentini in Sicilia. Intanto emergono nuovi particolari sul sequestro. I due sopravvissuti, Pollicardo e Calcagno, hanno raccontato di essere riusciti a scappare dalla casa dove erano stati lasciati forzando la serratura della porta con un chiodo. I rapitori avevano iniziato a spostare gli ostaggi in una base più sicura perché si avvicinava la fase finale del sequestro, quella del pagamento del riscatto. Tutto è saltato con lo scontro a fuoco con le milizie di Sabrata, scese in campo contro l'ISIS da quando gli Stati Uniti hanno bombardato un centro delle bandiere nere il 19 febbraio. Proprio dall'ambasciatore USA è arrivata una frenata sull'impegno del nostro paese in Libia. Dopo aver sostenuto che l'Italia potrebbe guidare una spedizione e inviare 5.000 uomini, John Phillips ha inviato una nota nella quale spiega che non si è trattato di un suggerimento al nostro paese. Con l'Italia, ha detto, abbiamo parlato di 5.000 uomini perché, come ricordato un anno fa dalla ministra Pinotti, quello era il numero massimo di militari inviati nella missione in Afghanistan. Domenica ci sono state le primarie del centro-sinistra in diverse città e due sono le code polemiche. Da una parte quella su presunti inquinamenti in qualche maniera del voto, a Roma troppe schede bianche, a Napoli ci sarebbe stato denaro che è circolato fuori dai seggi, e poi c'è la polemica politica che riguarda la minoranza del partito preoccupata dell'immagine che esce del PD in vista del voto amministrativo. La vittoria delle primarie PD a Roma e a Napoli con i renziani Giachetti e Valente che si impongono registra anche una coda polemica. E mentre Giachetti apre ad un'eventuale giunta comunale con SEL, nella capitale si discute sui dati dell'affluenza. Hanno votato in 47.000, ovvero meno della metà di quelli che parteciparono alla consultazione di 3 anni fa.
A far salire la tensione in casa Dem sono le parole del presidente del partito Orfini, che dice: nel 2013 era andata più gente ai gazebo, ma perché c'erano le truppe cammellate dei capibastone, il pantano che portò a Mafia Capitale, le file di Roma. Dichiarazione che fa scattare subito la reazione della minoranza interna al Nazareno. Roberto Speranza attacca duramente il presidente del PD. I numeri dell'affluenza testimoniano un disagio di un pezzo largo dei nostri elettori rispetto alla traiettoria del PD. Immaginare che 50.000 persone in meno nei gazebo siano tutte capibastone, mafiose o rom mi sembra che non faccia i conti con la realtà, continua Speranza. I numeri di domenica testimoniano un'inquietudine e disagio. Un pezzo del mondo di sinistra non ha capito la fine dell'esperienza Marino, chiusa da un notaio. Replica Orfini: credo che i cittadini e i militanti democratici siano stati offesi da Mafia Capitale, non dalle mie affermazioni sulla mancata partecipazione dei capibastone a queste primarie. Speranza sembra rimpiangere quel tipo di partito e mi stupisco di questo. Controreplica di Speranza, che ora punta direttamente su Renzi e dice: il doppio incarico di premier e segretario del PD non sta funzionando, non abbiamo un segretario a tempo pieno, il tema riguarda la tenuta stessa del Partito Democratico. A Napoli invece, in un video diffuso da fanpage.it, si vedono persone che all'esterno dei seggi PD distribuiscono monete da un euro e tra loro anche consiglieri comunali e consiglieri municipali. Prende posizione il segretario del PD di Napoli, Venanzio Carpentieri, che dice: credo che si sia trattato di episodi da condannare senza mezzi termini, ma isolati, e che non hanno influito sulla regolarità complessiva del voto. È agghiacciante la confessione dei due giovani che hanno ucciso a Roma nei giorni scorsi un coetaneo. Erano imbottiti di alcol e droga, ma hanno detto: lo abbiamo fatto solo per provare l'effetto di vedere una persona morire. L'accusa è pesantissima, di quelle che almeno in teoria possono condurre al massimo della pena. Omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà, le sevizie e dai futili motivi. È questa l'accusa che i pubblici ministeri contestano a Manuel Foffo e Marco Prato, i due giovani arrestati per l'omicidio di Luca Varani, il 23enne massacrato a coltellate e colpi di martello, al termine di un lunghissimo party a base di droga e alcol alla periferia est di Roma. Eravamo strafatti, abbiamo visto i mostri, non so perché, ma l'abbiamo ucciso noi, ha confessato Manuel Foffo, studente fuori corso di giurisprudenza, proprietario dell'appartamento dove si è svolto il tragico festino e dove Varani sarebbe stato attirato per essere colpito a morte con ogni probabilità venerdì scorso, dopo essere stato stordito con un cocktail a base di pasticche. Tutto questo apparentemente senza motivo, forse per provare la sensazione di uccidere. Un movente sconcertante per un delitto maturato in uno stato di totale alterazione, al termine di una ricerca infruttuosa di una vittima da colpire a caso. Ora, mentre si analizzano le informazioni sui protagonisti di questa terribile vicenda finite sui social network, si attendono nuove risposte dai risultati dell'autopsia e forse nuovi elementi dall'interrogatorio di garanzia di Foffo, che dopo aver confessato ha consentito agli investigatori di trovare in un albergo l'altro presunto omicida, Marco Prato, il 30enne PR molto attivo nell'organizzazione di party anche in ambienti omosessuali con piccoli precedenti per droga. Aveva tentato il suicidio assumendo a sua volta un cocktail di alcol e barbiturici. Anche lui è nel carcere di Regina Coeli. Mentre, c'è da giurarci, si riaprono le polemiche sull'uso combinato di alcol e pasticche, una pratica che molte ricerche mostrano come sempre più diffusa tra giovani e studenti. Ancora cronaca, un anno dal delitto della coppia di Pordenone, Trifone Ragone e Teresa Costanza, i due fidanzati uccisi a colpi di pistola nel parcheggio del palazzetto dello sport, i carabinieri hanno arrestato un commilitone ed ex inquilino di Trifone, che è Josué Ruotolo, di 26 anni, unico indagato nella vicenda per il duplice omicidio, oltre alla sua fidanzata, 24enne, con l'accusa di favoreggiamento per aver cercato di sviare le indagini. Ruotolo, che da 6 mesi si dichiara innocente, è stato fermato nella caserma di Pordenone, dove presta servizio, ed è stato poi trasportato nel carcere di Belluno. La sua ragazza invece ha i domiciliari. L'elemento su cui gli investigatori hanno puntato riguarda i dissapori che intercorrevano tra Trifone e Josué, culminati alcuni mesi prima del delitto in un'accesa discussione in cui i due compagni di leva sarebbero venuti alle mani.
E andiamo negli Stati Uniti, dove la notizia del giorno è quella di un ritiro, anzi di una non discesa in campo. Michael Bloomberg, ex sindaco di New York, che finora aveva accarezzato questa possibilità, ha deciso di rinunciare. Non ce la farei. Non è mai accaduto che un candidato indipendente, quindi né democratico né repubblicano, sia diventato presidente negli Stati Uniti e non dovrebbe accadere con tutta probabilità neanche questa volta. Michael Bloomberg, l'ex sindaco di New York, ha infatti annunciato che non parteciperà alla corsa per la Casa Bianca, come chiestogli a quanto pare da molti ambienti della società americana, dalla gente comune ai grossi gruppi di potere. Mi è chiaro, ha dichiarato Bloomberg, che se entrassi in corsa non potrei vincere, lo dicono i numeri. E poi Bloomberg ne è convinto. Una sua candidatura favorirebbe alla fine il successo di uno dei due attuali competitor repubblicani, con un elettorato, quello del Grand Old Party, non troppo avvezzo ai cambi di maglia in piena competizione. Di fronte alle politiche divisorie e spesso estremiste della destra attuale, Bloomberg era, come dire, la speranza dell'elettorato moderato, ma tant'è. Trump probabilmente se la ride in queste ore, nonostante i suoi numeri non gli diano ancora alcuna certezza per la nomination finale. Lui continua la sua campagna elettorale dal North Carolina, conferma nelle ultime ore che se verrà eletto cambierà la legge sulle torture fisiche, rendendola ancora più severa per combattere come si deve anzitutto i tagliateste dello Stato Islamico. Questo mentre Hillary Clinton sul fronte democratico annuncia dal Michigan: se verrò nominata lavorerò con Bernie Sanders. Un'apertura in attesa per il 74enne senatore del Vermont, competitor della Clinton, che sogna un'America di stampo nord europeo, la fine del potere in mano ai soliti noti, la fine dell'economia truccata. Abbiamo differenze, ma su molti punti, dice Hillary Clinton, siamo in totale accordo, non come i repubblicani. Noi siamo interessati ai risultati, loro agli insulti, bigotti, da bulli. Un pessimo esempio per i più giovani. Per questo chiederò l'aiuto di Sanders e di tutti i suoi sostenitori, un po' come feci io, conclude l'ex First Lady, nel 2008 con Barack Obama. Siamo allo sport, calcio, la Roma questa sera gioca a Madrid la partita di ritorno degli ottavi di finale. Deve ribaltare il 2-0 subito in casa dagli spagnoli, ma i giallorossi sembrano credere che l'impresa sia possibile. 8 anni e 3 giorni dopo lo storico exploit del 2008, Spalletti sogna un clamoroso bis. Sarebbe il regalo perfetto per il suo 57esimo compleanno, ma il tecnico non si nasconde le difficoltà dell'impresa. A complicare le cose, all'indomani del forfè del difensore Rüdiger, lo stop di Nainggolan nell'allenamento di rifinitura. Inevitabile allora uno schieramento con due registi, Pjanic e Keita, e un attacco con El Shaarawy, ieri 3 gol in allenamento, Perotti falso centravanti e Dzeko al rientro dopo 2 panchine. Tutti quelli che fanno il mio lavoro sono molto esigenti con la sua squadra, chiedono molto. Io vado un po' più in là, io di solito chiedo l'impossibile. E vedendo la mia squadra, anche ieri allenarsi, mi sembrava che fosse disponibile a chiedergli qualcosa di più. Dovremmo fare noi la partita, anticipa le sue mosse Spalletti, ma non sarebbe conveniente aggredire a testa bassa il Real. Sarà importante invece segnare subito un gol, solo così si potrebbe cambiare volto al match. In casa Real, Zidane affronta la partita più importante da quando guida i Blancos, dopo la contestatissima gestione Benitez. E per dire che ad una Roma rassegnata proprio non crede, ricorre allo stesso termine usato da Spalletti, ovvero impossibile. Comunque è impossibile, quello non esiste. Nel calcio sempre la devi giocare la partita, quindi per me è una cosa non giusta quello che si dice a Roma. Dopo i tanti dubbi degli scorsi giorni hanno recuperato tutti, da Bale a Kroos sino a Marcelo, mentre viene confermata l'assenza di Benzema. Per il francese un sostituto tutt'altro che di secondo piano, mister 80 milioni, il colombiano James Rodriguez, chiamato a fare reparto con Bale e Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha nel mirino la rete numero 40 della sua stagione, ricca di reti ma forse destinata a chiudersi con l'addio al Real. Anche per lui quello di stasera è uno snodo fondamentale. Annuncio shock nel mondo del tennis. Maria Sharapova, numero 7 del mondo e vincitrice di 4 tornei del Grande Slam, è stata trovata positiva un mese fa agli Open di Australia. Avrebbe assunto una medicina proibita contro il diabete. Non voglio lasciare questo cattivo ricordo di me, dice la Sharapova.
Sono stata trovata positiva a un controllo antidoping durante gli Australian Open. È con voce rotta dall'emozione che Maria Sharapova ha dichiarato al mondo ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire. A tradirla un controllo fatto lo scorso 26 gennaio, subito dopo la sfida nei quarti di finale giocata e persa malamente in due set contro Serena Williams. Il Meldonium è un farmaco che la tennista russa assumeva da oltre 10 anni per combattere una forma di diabete. Questa sostanza, che aveva già mietuto 2 vittime illustri come i suoi connazionali pattinatori sul ghiaccio Ekaterina Bobrova e Dmitry Soloviev ai giochi invernali di Sochi, era stata inserita dal dicembre 2015 tra le sostanze proibite, poiché secondo la WADA, Agenzia Mondiale Antidoping, agirebbe sul metabolismo. Ho commesso un errore colossale, non ero a conoscenza che tale farmaco fosse stato messo al bando e mi prendo l'intera responsabilità. Scagionando il suo staff medico, la Sharapova, che in carriera ha vinto sinora ben 35 titoli WTA e 4 Grandi Slam, dovrà fermarsi ufficialmente dal prossimo 12 marzo in attesa che le indagini facciano il loro corso. Non voglio chiudere in questo modo la mia carriera, ha concluso. Spero mi venga data un'ulteriore possibilità. Tra poco le previsioni meteo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Massimiliano Fedriga della Lega Nord, Roberto Speranza del Partito Democratico e poi 3 commentatori, c'è Francesco Bei della Stampa, Davide Giacalone di Libero e Gianandrea Gagliani di Analisi Difesa. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale, noi ci vediamo domani mattina alle 6.30 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.